scimmie chiede di direzione, domanda di direzione. Demone della notte cerca il mare. Si arrotola. Manca di questa cicala. Fenice scola la coda. Drago blu penetra nella tana per la seconda volta. Il falco si getta nello stormo. La fenice torna nel nido. Il drago d'oro si arrotola nel palo. Uno, ruota, due, tre o quattro volte, si svincola l'arma, muove la testa. Il monaco cade in trance. Il monaco suona la campana. Ok. Ok, si può essere fatto suonare la campana normale, ma si è fatto ancora. Perché sennò non c'è la profondità. E rotazione. Quindi è uguale il nome, ma cambia molto la tecnica. Qual è Alessandro? Che su un pericolo tu ruoti rotondo, non ci sei più e intanto entri in contatto. Proprio così ancora. Entri in contatto e tagli. Proprio così. Dai, Alessandro. Quindi con la stessa rotazione tu esci. E mi piacerebbe che te ne freghi. Lo so. Mi piacerebbe che te ne freghi. Io tiro dritto. Piano ma tiro dritto. E mi piacerebbe, bravo, perché se tu ruoti bene, hai il lavoro. Mi dai. Che viene proprio bene, sì. Ah! Io sono già lì. Esatto, è già lì. Questo è quello che vuole attaccare. Ecco. Il falco, perché è felice? Perché lì c'è uno stormo di stormi e dice, ma vuoi che proprio con due calci e una... calci e una spada non ne becco almeno uno. Vuoi che proprio sono qui con due calci e una spada non ne becco almeno uno. Quella è l'idea, è un attacco molto intenso. E come buon Tanlang ha sia quello basso che quello alto. Arrivo. Lavori, qui vuoi, hai il primo, il secondo, esatto, questa è l'idea, ancora, sì, bam, e va. A questo punto, la fenice torna nel nido. Se si può, tu potresti fare botte e risposta su un rimbalzo, no? Infatti, prova a fare botte e risposta. Io arrivo, rimbalzo, tu potresti fare botte e risposta. E il fatto che qui, caro ventatore, non ce la fai. Quindi sfrutti questa cosa qui. Sì, ancora. Infatti mi sa che arrivo lontano. Puoi stare anche più lontano, proprio così. Ancora. Puoi stare anche più lontano, perfetto. E queste lì. Pensiamo mai, la mano armata pressata, potrebbe sempre lei andare a colpire. Questo non ci pensiamo mai, lo vediamo bene col coltello. Se tu mi prendi magari mi libero per continuare a colpire, oppure cambio mano, no? Non pensiamo mai che la mano pressata può continuare a colpire. Ci pensiamo col bastone, perché nel bastone facciamo. Sì. Ma non pensiamo che questa cosa può essere fatta anche orizzontalmente, quindi posso benissimo proteggere in alto e colpire in basso. Spingo la barca, yes, ci sei,
arrivi anche di lato bene, guarda, però come fa la tavola, qua lo fa bene, guarda. Sì, sì, entra proprio. Sì, nella mano. Sì, entra proprio dritto, dritto, sotto. La tavola lo fa bene, eh. Qui mettiamo la tavola, spingo la barca. Spingo la barca, eh sì, questa volta è andata proprio bene. Perché sì, hai fatto con la rotazione giusta. Rotondo. Oh, si getta nello stormo, torna nel nido, ruota, molto ci dietro, oh, molto ci dietro, oh. Facciamola tutta, sì. Entra in trance, suona la campana, wow, grazie.